Ragazzuoli belli, io sono Slai Capobranco e oggi iniziamo questo gioco che volevo fare da 166 secoli e 93 giorni. Days Gone. Mamma mia, finalmente l'ho preso su Instant Gaming. Io mi raccomando, in descrizione vi lascio il link per acquistarlo. Se non sbaglio, costa 10 euro. Se non sbaglio, io voglio complicarmi un po' la vita. E voglio fare sopravvivenza per i giocatori che percorrono la strada come dei veri duri. Aumenta la difficoltà dei nemici. Allora, magari facciamo difficile 2, allora, perché io non ci ho mai giocato. E se mi togli l'interfaccia. Febbre alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia la setticemia. Come va, sorellina? Sono stata stupida. C'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Un altro branco. Se restiamo qui è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Brian, senti, vai a fare in culo. Dottori, infermieri, è un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Attenzione. Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per Siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Okay. Forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Cazzo è subito? Ok, Boozer, andiamo, dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Ne ho viste di peggio, lo sai. Vero? E a parte già molto triste, diciamo. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Lo rivolgo indietro. Vieni o no? Attenzione, stiamo preferendo lasciare nostra moglie da sola. Wow. Dick. Oh merda. Cosa hai fatto? Una grande minchiata ho fatto. Bello, bello, bello. Days Gone. Due anni dopo. Mi piacciono un sacco queste ambientazioni post-apocalittiche. Comunque sempre a livello grafico, mamma mia, se non sono male sti giochi. Cioè raga, non sono giochi nuovi questi. Questo gioco ha una vita che volevo farlo. Abbiamo perso. Non sarà lontano. Aspetta, spegni il motore. Cazzo è? Mamma mia. Alvarez. Alvarez, ehi. Ehi, Alvarez. Che è successo qui? Dimmi, chi è stato? Erano i ripugnanti?
Leon, dimmi che è Leon. Già lo odiamo questo Leon di merda. Allora, attenzione, ci passa davanti così a farci i dispetti. Attenzione, mamma mia. Oh, già, ok, già iniziamo, già iniziamo. Ovviamente siamo sempre mouse e tastiera. Alt per attivare il turbo. Porca puttana, che per premere Alt stavo sbagliando malissimo. Aia, oh, mi sta sparando, sto bastardo del cazzo. Allora, quella è la mia vita. Minchia, ma un colpo, guarda quanto ti leva. Questa sarà la difficoltà difficile, presumo. Attenzione, un cervo. Ciao, piccolo cervo. Chissà quante cose si potranno fare su questo gioco, perché comunque, in un certo senso, è un survival. Cioè, ha quella sua piccola base survival, dato che siamo comunque in un apocalisse zombie. Mi ricordo tantissimo The Walking Dead, questa cosa. In questo momento mi sento Daryl con la moto. Parto, io l'ho appena terminata la serie, raga, una serie TV che vi consiglio, mamma mia, di lacrime. Mamma mia. Se nel frattempo stiamo inseguendo Leon. Ovviamente questo episodio, raga, sarà un po' più lungo degli altri, perché ovviamente è l'inizio, cioè, un po' sarà una fase di tutorial, penso. Ma mi auguro, perché sennò non sappiamo con cazzo. Bello però. Questa moto, chissà se poi ci sono altri veicoli. Il nostro personaggio comunque penso sia proprio un biker, un motociclista. Alt per attivare il turbo, abbiamo capito. Ehi, fermo, fermo! Ha posato la moto. Hanno sparato la moto, perde benzina. Belli dialoghi, mi piace. Mamma mia, sto gioco già mi piace, raga, questo qui è il mio genere. Seguire le tracce, premi ok per... Dove cazzo va? Qui non c'è niente, è un branco di furiosi. O come Tomb Raider, ragazzi, abbiamo il nostro istinto. Guardo al suo accordo con Copland. No, è da molto che Leon venda rifustiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Ehi, ehi, aspetta un minuto. Frena. Cos'è una traccia? D'accordo, vediamo. Aspetta, 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 ok. Giù di qua. Sono tracce fresche. È andato di qua, si può scavalcare. Lo faccio. Comunque, dove hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti con mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Inizio, vediamo un po' come funziona. Già l'ambientazione è bellissima. Oh, aia, porco. Minchia, ma mi scioglie sto bastardo di merda. Mi ha quasi ucciso. Forza Boozer. Cazzo. Sto qua. Azione. Andiamo. Dobbiamo sparare? Ma no, non possiamo fare un cazzo. Tutto ok, fratello? Sì, no, sì. Non posso raccogliere robe. Figlio di puttana, non c'entrerebbe un elefante. Che bastardo. Sto bene, Boozer. Oh, io sento degli zombie. Essere sceso di qua verso mamma mia, sta perdendo molto sangue, non andrà lontano, forza. Mi sa se sono loro quelli che chiamano i ripugnanti. In uscita dall'area missione. Ah, devo andare di qua, mi chiama contro gli zombie, andiamo così. Ma l'abbiamo preso qui, Leon di merda. Il dissanguamento è una morte orribile, lenta. Fa molto male, ma credo che tu lo respiravo sappia, ancora quando siamo arrivati, stronzo. Non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, allora. Dov'è il carico, Leon? Se ce lo dirai, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono fiutare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si prova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirò. Vaffanculo.
Addio, Leon. No, aspetta. Va bene, va bene. No, 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 no. Bellissimo, raga. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto... Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. Warp on the corner! Mamma mia, sei bello, ragazzi. Mi sta piacendo un sacco già. Quel sangue comunque fatto molto chiaro, tipo. Tac vorrà una prova per la taglia. Quello che non ho capito è in questi due anni cosa cazzo è successo. Cioè, noi sembriamo tipo, vedi, avevamo una taglia su di Leon. Essere lasciato ai furiosi. Nemmeno i pezzi di merda come Leon. Ma sono i furiosi, le zombie, quindi... Non penso siano i ripugnanti. Cazzo sono i ripugnanti? Forse c'è un secondo modo di chiamarli. Vabbè, aspetta, presumo di dover tornare. Accampamento, magari trovo qualcosa per sistemare la ferita. Grazie al cazzo, io sto male. Allora, un disinfettante ho trovato. Queste cosa cazzo sono? Degli stracci. Mi premi Q per il menu di sopravvivenza. Ah, Q premuto, perfetto. Ah, posso farmi delle bende. Crea benda. Ora non resta che metterli insieme. Sì. Usa. A posto dovrebbe andare. Bene, sì, ah. Per il momento il braccio è salvo. Non c'è più un cazzo qua. Ma di qui? Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagli a Tucker. No, se continua a piovere così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo in giro tutta notte. E con il binocolo. In forma. Ok, ritorniamo alle moto. Forse recupero qualcosa dalla moto di Leon. No, forse troia. Figlio di puttana. Ma l'avevamo visto che... Che si è pisciato addosso. Leon, sì, ha preso la pompa della benzina. Mi salva niente dalla sua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. E comunque a guardarlo, tipo, sto buzzon. No. Pare un granale, invece... Bravo. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cosa hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sto. Andiamo. Ok. Che cosa ti ha dato, Leo? Che sia una mappa. Quando avrò recuperato la moto, andremo al cimitero a dare un'occhiata. Sì, ok. Una mappa. Domani prendiamo i farmaci, li portiamo a Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Poi direi di partire verso nord. E a nord ti aspetti che sia diverso? Non importa, non può farci male levare le tende da qui. Sono zombie. Ma comunque siamo tipo dei cacciatori. Cioè avevamo una taglia su Leon, quello che abbiamo ucciso. La dobbiamo consegnare a sto Tucker. Cazzo è Tucker? Aspetta, la strada è bloccata. Occhio! No, ho visto una scena simile l'altro giorno. Un gruppo di ripugnanti aveva ostruito il passaggio con un camion. Aiutami a spostarlo. Ok, quindi i ripugnanti non sono gli zombie, quelli sono i furiosi, i ripugnanti sono tipo dei predoni. Alcuni veicoli possono essere spostati, va bene, vieni a interagire. C'è un cadavere all'interno, credo. Signorina, faccia la retro. Oh, porca puttana. Oh, wow, wow, wow. Dai, com'è? Attenzione. Ah, un pugno dalla faccia. Mamma mia. Premi V in direzione del nemico. Mamma mia, sei scenico. Scivolata. Aia.
Mamma mia. Ma è bellissimo, però questo qui mi ha one shottato, cazzo, sono qua. Non posso depredarle. Questa difficoltà qua, difficile 2. Minchia, cioè, raga, mi hanno dato un pugno, mi hanno one shottato. Guarda quanto di vita, sono tutto con la barra rossa, praticamente sono one. Ci stiamo avvicinando al vecchio presidio della Nero. Ci siamo quasi. Vedo che non c'è manco una rigenerazione della salute. E non abbiamo kit medici. Merda. Siamo nelle merde. Restami il fucile, vado avanti io. Mi sa che si spara. Grazie, buon uomo. Grazie, Armando. Ci sta come Armando, come nome quello. Da oggi è Armando. Ok, F per accendere la torcia. È stato di grande aiuto. Da morire, letteralmente. Preferirai finire sepolto con i pionieri. Già. Merda, ecco. Ma posso interagire qua? Dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve uno straccio. Intrappolati in questo modo. Se solo avessi un kit medico. Mi serve tipo un disinfettante come prima. Vediamo se lo trovo in queste auto con un po' di culo. No, un altro straccio. Non posso correre in questa fase o perché sono ferito? Oddio. La forza, andiamo. Ehi, aspetta. Quante molotov ti sono rimaste? Lo sistemeremo, lascia stare. Sì, lascia stare un cazzo. Che stronzo. Speri ci sia qualcuno. Sei stato accontentato. Cazzo. Sono tipo dei nidi. Ehi. Ehi. Credo. Mi romperai il fucile. Sì. Ok. D'accordo. Sono da capire tante cose comunque. Di cosa stai parlando? Era per ricaricare l'arma. Fai così solo quando inizi a pensare di tornarci. Come mi sto comportando? Non è colpa tua se lei è morta. Smettila. Se fossi salito su quell'elicottero con Sara, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Ti ho detto smettila. Cazzo, è morta mia moglie. Che puttana. Ancora una taglia. Era ora. Un cattivo ortello che fa sto coso. Dacci un taglio. Ehi. Qua cosa cazzo c'è? Una minchia. Ah, ma qua mi pinga qualcosa però. Qui una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio, forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Ok, tieni puntato il fanale in quella direzione. Oh, uno straccio e un disinfettante. Intanto abbiamo notato che se due cose sono accanto le raccoglie insieme, quindi da questo punto di vista è più veloce. Quanto mi creo un kit medico veloce veloce? Me lo sparo. Perfetto. Minchia, non ti guarisce manco tutto, ci sono due kit. Porco! Attenzione! Mamma mia, con quante violenze! Orecchio di errante! Cazzo me ne faccio per gli orecchi? Ok, un disinfettante, in teoria un altro kit medico possiamo farlo. Una benda e uno straccio. Ah, ho trovato direttamente la benda, quindi posso guarire. Però per adesso non la voglio sprecare, raga. Usiamola quando siamo proprio one. Butto lì, perché ho soltanto 6 colpi. Minchia, però sono tante. No. Possiamo rischiare. Magari uno lo uccido. Restano poche munizioni. Lo so, hai ragione. Magari questo qui. Aia, porco. Vabbè, sei immortale. Mamma mia. Proviamoci. Il medico fa troppo poco, raga, troppo poco.
Un altro nido. Aspetta, sì. Aspetta. Sento la puzza. Quante molotov ti restano? Cos'è, una benda direttamente, Goto? Ho appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì, sì. Oh, attenzione, tanta roba. Un'altra benda e un disinfettante. Qua c'è un altro nido. Ah, dobbiamo andare... Ah, possiamo craftare le molotov, praticamente. Va bene. Dammi tutto, Armando. Bottiglia di birra e un cherosene. Solo un secondo. Oggetti da lancio, crea molotov. Dovrebbe andare. Pronto? Merda, arrivano! Oh, allora dove minchia esce? Ehi, Yanama! Minchia vi... Oh, cazzo. Coraggio, salta su. Sì, certo, un secondo. Vabbè, diciamo che... Ripensate al discorso di prima, riguardo al partire verso nord. Secondo me non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco. Ah, mamma mia. Il circo dei furiosi. Cazzo. Merda, sono ovunque. Sì, perché dovevamo andare a prendere delle provviste. Minchia, ma sono ovunque qua. Mica si mangiano tra di loro? Cazzo, servono più munizioni. Che vuoi fare? E so già che è una pessima idea. Tu vai. Ci passi in mezzo. Vedi di travolgerne quanti più possibile. Io, invece, da dietro scendo la collina e cerco l'officina. Merda. No, mi serve solo qualche minuto. Trovo il pezzo di ricambio, tu torni e scappiamo. Dopo che ho seccato qualche bastardo. Allora dimmelo, che vuoi morire. Ma mi sa di sì. Ripeto, non stanotte. Deacon, hai rotto i coglioni. Ok, Armando li distrae. Guarda come lo inseguono. Allora, intanto... Sono quei pezzi di strozzi! Il vecchio mi aspetta! Comunque sono veloci, raga. Allora, non abbiamo benda. Abbiamo 4 colpi pompa e un paio, un caricatore. Forse 2 caricatori e mezzo. Cazzo di larve. Della pistola. Forza, sparite, piccoletti di merda. Questo personaggio, proprio dalla morte di sua moglie, secondo me, proprio li odia. La cosa è che spero che ci sia tipo la furtività, perché sennò è un casino. I cespugli offrono riparo durante le azioni furtive. Perfetto, minchia, l'ho chiamata. Va bene. Oh, minchia, sì. Orecchio di errante. Guarda come si stava mangiando il cadavere del buon uomo. Le larve prediligono gli elevati nascenti. Attaccano se minacciate quando fiutano il nemico in difficoltà. Restate lì. E andremo da morire per questo. Che? Nel frattempo io sto lottando quanto più possibile. Ho dato uno straccio. E sul tetto ci sono queste larve qua. Sono tipo delle vedette. Però per come ho capito loro tipo mi hanno visto. Ma se non sono in difficoltà non mi attaccano. Beh, è fighissimo. Bottiglia di birra. Ce ne sono altri due, uno si sta avvicinando. Guarda come camminano, è inquietantissimo. No, ho sbagliato. Non voglio sparare. Porca puttana, morirai, non so. Minchia, raga. Minchia, se non muore. Allora, io penso che se sparavamo ci mettevamo nella merda. Il fatto che non abbiamo sparato forse è una delle migliori cose che abbiamo fatto. Enda si può tornare utilissima. Vi ripeto che questo episodio magari sarà un po' più lungo perché è proprio una fase di tutorial. Oh, mazza da baseball.
sono delle armi, quindi. Cioè, nel senso, me lo aspettavo, però. Comunque, penso che c'ha una durabilità. Fammi vedere. Sono tipo la mazza, vedi, 100%, quindi penso che si vanno a rompere. Io non posso creare dei diversivi. Allora, quella che ho in mano è una molotov. Ci sa. Ah, diversivi. Sasso. Intanto scendiamo. Magari senza stoccarci le. Mi sa che mi ha visto. Io la butto lì. Provo ad atterrare il bastardo lì. Penso di aver distratto l'altro. No, l'altro un paio di cazzo. Siamo la mazza. Oh cazzo, raga. Minchia, se si scassa subito. Una merda la mazza, raga. Sicuramente più forte del coltello, ma minchia se fa cagare. Già si è rotto in partenza, però potrebbe darmi un vantaggio. Oh porca puttana, oh, mi sono cagato, raga. Che se mi sono cagato. Sigilli. Ok, questa è l'officina, ma è bloccata la porta. Devo trovare un modo. Comunque, su questo gioco, essendo un open world, magari questo episodio verrà un po' più lungo. Però poi gli altri, diciamo, cercherò di farli molto più riduttivi. Le ricerche per quanto riguarda l'esplorazione, grazie mazzi, molte cose me lo farò ovviamente fuori. Fuori live. C'è un'altra asse di legno. Carburante. Il problema è come cazzo salgo sul tetto. Forse il modo l'ho trovato. Posso salire da qui? Cacco la mano, attenzione. Altre larve, maledizione. Sì. Io mi auguro siano più scarse queste. Mamma mia. Non voglio sparare, raga. Non voglio sparare per nessun motivo. Giù mi cago addosso. Se parte un colpo e vengono tutti insieme sono morto. Me la sto giocando troppo bene. E vabbè, qua diciamo che siamo relativamente protetti. Come pensavo. A parte abbiamo il silenziatore, quindi sti cazzi. Oh, 5 munizioni pistole e 4 per il fucile. Qua sono al massimo. Dalla moto, no? Pompa della benzina. Ho trovato il pezzo, vado alla superstrada. Ripugnanti, ripugnanti. No, no, no. Oh cazzo. No, Armando, Armando. Boozer. Dai, Boozer. Si può aprire dall'interno? Ok. Cazzo, dove minchia devo andare? Andiamo subito a dare una mano a Boozer. I ripugnanti. Risetto. Allora sono i ripugnanti, guarda. Questi tatuaggi sono simboli infernali di un morto. I marchi infernali degli smarriti. Lasciatemi! Figlio di puttana, motociclista.
ti condurremo all'oblio, perché tu sei smarrito e noi prescelti. Mostrami il cammino, fratello, il cammino. Noi ti guideremo. Tu non sei un prescelto. Ti sei smarrito. Ti sei smarrito. Cedi all'oblio. Cedi all'oblio. L'oblio. Il cammino. Guardali, ripari, premi cetriolo per ripararti. Cambio spalla mentre tieni premuto premi Z per cambiare lato. Porco! No, raga! Sto aspettando! Marta! Mi erano addosso! Ok. Il braccio. Non guardarlo. È più che solo un braccio. Però non guardarlo. Non guardarlo. Sali sulla moto. Mamma mia, abbiamo l'inferno dietro. Non so se fanno più schifo i ripugnanti o i furiosi a sto punto. Merda, non ci speravo più. Cioè, forse questo qui è il nostro tipo avamposto, il nostro accampamento. Aspetta qui fuori, voglio controllare che sia sicuro. Fanculo, la branda mi aspetta. Ok, più o meno com'era? Beh, non c'è molto da rubare. Dovrò presentarmi di nuovo. Grazie al cielo. Io esco, prendo la moto e trovo delle bende per il braccio. Tu ce la fai? Sì. Bene. Sì. Raggiungo il presidio della Nero. Dovrebbero avere garze sterili o antidolorifici. Lasciare lì la mia moto. No. Andrò a piedi finché c'è ancora luce. Ehi. Ho delle munizioni se servono. Nel armadietto alla porta. Grazie. Ehi, non prendermi il fucile. Boozer, come vuoi. Ecco, tieni. Grazie, amico. Sai, mi sento nudo senza. Mamma mia, ragazzi, i dialoghi sono fatti veramente da Dio. Bello, bello. Ragazzuoli, io direi che per questo primo episodio, che diciamo è stato un po' una fase di tutorial, 6% storia aggiornata, mio fratello. Io direi che per questa fase di tutorial possiamo comunque salutarci qui. Questo è il primo episodio di Days Gone, noi ci vediamo nel secondo episodio, andiamo a recuperare la moto e vediamo che succede. Signori, alla prossima. Ciao.